Tutti, benvenuti in questo nuovo vlog, novità in casa, grandissima novità in casa per noi. Abbiamo fatto un grosso acquisto, come potete vedere dalle immagini, e anche spostamenti, ragazze. Dove prima c'era la scala, adesso stiamo mettendo una scrivania che io avevo messo su un terrazzo, e meno male che l'avevo conservata perché adesso mi sta tornando utile. L'ho pulita, l'ho messa lì perché sta per accogliere il nostro nuovo PC, ragazze, il mio nuovo PC, ragazze. Finalmente potrò lavorare ed editare dal computer. Arrivato oggi col corriere, perché l'abbiamo preso da internet, ragazze. La particolarità è che il case è tutto in vetro, ragazze, si illumina tutto, è bellissimo, lo adoro, ragazze. Adesso ve lo faccio vedere acceso, 3, 2, 1, ed è Natale, ragazze. Fa tutti i colori, è meraviglioso e ovviamente attira molto l'attenzione di Giuliana. Ovviamente avrete capito che non è una collaborazione, l'abbiamo pagato, un acquisto, un investimento proprio che abbiamo fatto come famiglia, perché appunto servirà un po' a tutti, ma principalmente a me, ragazze, a me, è il mio. Tastiera che si illumina, schermo curvo, ragazze, come potete vedere, e io felicissima. E ce l'abbiamo fatta, mio marito. Grazie amore, grazie amore mio. Mio figlio che c'ha un macello, ragazze, sul letto, è contento. E Giuliana, ragazze, che piange da 3 ore perché dice che è il computer, è per i bimbi piccoli. Io gli dico, amore, non è un giocattolo, è per i grandi, serve alla mamma per lavorare, perché principalmente l'abbiamo fatto per questo, perché ormai è diventato un lavoro il mio. Per lavorare. E lei piange e dice, no, è per lavorare i bimbi piccoli. C'è un casino anche qua dentro, ragazze, adesso dobbiamo capire quali sono i cartoni e qual è la plastica, perché qua giustamente facciamo la raccolta differenziata, altrimenti non li posso buttare. Nel frattempo, ragazze, ho calato la pasta, perché qua si dice calato, non ho buttato. Buttato a me mi sembra che l'ho buttato. Insomma, ecco, mio marito continua a rimproverare i bambini, ragazze. Giuliana è incontenibile, cioè sembra che gliel'abbiamo preso per lei questo computer. Piangendo, ragazzi, sta piangendo, non riesco neanche a vloggare. Mio marito sta cercando di, non sto cercando, lo sta accendendo, sta cercando di mettere un antivirus. Insomma, ragazze, la qualità video cambierà. C'è mia figlia che piange. Scusa, scusa, il tuo piede, scusa, che cosa? Io non voglio la pasta. Ma che c'entra la pasta? Sta scuttando la pasta. Sì, lei cambia, capito? Che sta piangendo per una cosa e che adesso rigira la cosa in un'altra cosa. Va bene, niente, stavo dicendo che la qualità video, ragazze, cambierà. E anche il montaggio, ma all'inizio, ragazze, sarò lenta come un bradipo, perché ci devo riprendere la mano. Perché io monto da cellulare, monto i video da cellulare, ormai praticamente il dito va da solo. Ed è per questo che sono diventata cieca e porto gli occhiali. Adesso, quindi, dopo che adesso abbiamo comprato gli occhiali, sono diventata mezza cieca, è astigmatica, bla bla bla, abbiamo comprato il computer, perché comunque, a parte che ci stava una spesa che dovevamo fare per tutta la famiglia, e poi principalmente per me, per il lavoro, perché comunque una cosa è montare da cellulare i video, una cosa è fare l'editing dal computer, è tutta un'altra cosa. Comunque si vede meglio, io vedo l'immagine più grande, ho più possibilità di aggiungere, che so, effetti, eccetera. Dipende pure dal programma, perché cambia, diciamo, da programmi per editare dal cellulare, programmi per editare da PC. E poi comunque, perché avendo un figlio in crescita, appunto, è una spesa che dovevamo fare, perché ad esempio capita che ci sono delle cose da stampare, infatti la prossima cosa dovrebbe essere la stampante da prendere, o comunque capitano delle ricerche da fare, collegarsi ai siti della scuola, eccetera eccetera. Insomma, ragazze, poi comunque gli servirà anche a lui, quindi comunque è una cosa che dovevamo comprare. Sono felicissima di questo regalo di mio marito,
che comunque è per tutta la famiglia, non solamente per me, però principalmente, ragazze, è mio, è mio. Non mi sente. Va bene, ragazze, stavo dicendo che io sto facendo la pasta. Mi è rimasto un po' di sugo di ieri. Oh, Maria, sti cartoni, ragazzi, già io, per me è confusione visiva. Io ci sono quattro cose per il tavolo, cacciaviti, questo è il portatelefono che lo metti qua, e adios. E quattro, per me già è confusione visiva, per me già è confusione visiva. Anche perché adesso dobbiamo pranzare, quindi comunque li devo togliere. Stavo dicendo che mi è rimasto un po' di sugo di pomodoro, più che un po' un bel po', da ieri, e che quindi oggi non andrò a cucinare. Vado direttamente adesso a uscire il sughetto dal frigo, vado a dargli una riscaldata e facciamo la pasta col sugo di pomodoro, semplice, semplice. Oi! Mi hai chiamato? Sì! Ragazze, guardate, è bellissimo. Cioè, quando è che io l'avevo visto l'ultima volta così la mia schermata? Cioè, ma si vede così il mio banner qua? Non lo sapevo. Niente, ragazze, tutto altro mondo. Aspettatevi i video migliori. Ma tu sei contento? Sì. Quanto? Tantissimo. Lo sai caricare un video, giusto? Me lo stai chiedendo davanti a tutti. Sì, lo so caricare un video, il problema è editarlo. Io devo scaricare adesso un programma da PC per editare i video e poi soprattutto, cioè, ci devo lavorare. Nel senso che sarò lenta all'inizio. Video pronto a caricare. Sì, certo. A fare l'editing sarò lenta, ragazze. Quindi se prima erano 3 video a settimana, magari per il momento ne usciranno 2. Poi ci prendi la mano e poi sarà più veloce. Ah, vabbè, certo. Che bello, cosa, amore? Amore, io solitamente li faccio uscire ogni tre giorni. 3 volte a settimana. Qua c'è la pazza che sta andando di nuovo là dentro a urlare che il computer è il suo. Niente, ragazze, troppo felice. Sono una persona umile e quindi, lo sapete, l'ammetto che all'inizio mi verrà difficile. Ma non perché non so usare un computer, perché io, cioè, lo usavo prima. E da... non da quando mi sono sposata, ma da... quando stavo nell'altra casa, ragazze, saranno un 5 anni, 4 anni che, diciamo, il computer è andato. Cioè, l'avevo, ce l'ho, però ultimamente poi non si è proprio acceso più. E comunque non caricavo da lì perché era un bradipo, cioè era proprio obsoleto, non riusciva più a muoversi questo computer, era lentissimo, quindi non ci si poteva lavorare, era un portatile. Quindi ultimamente proprio non si è acceso più. È morto e quindi adesso devo riprenderci la mano, ma soprattutto è il passaggio, non so se mi capite, se c'è qualche mia collega che mi sta guardando mi capisce sicuramente quello che intendo dire, il passaggio lavorare con un programma di editing a un altro, perché sicuramente dovrò cambiare programma di editing. Speriamo che ci sia lo stesso programma che io utilizzo da cellulare, allora viaggiamo come il vento, come al solito, come vado di solito quando monto da cellulare, quando edito da cellulare. La pasta, ragazze, mi sa che la possiamo scendere, devo lavare tutto questa ambaradam, Maria, il casino. Ci rivediamo dopo pranzo. Giuliana si sta pulendo i cartoni nel computer. E papà, capiamo? Lo sta tenendo. No, vabbè, aspetta. Cioè, stiamo scherzando. Che si sta guardando, Giuliana? I cartoni. E quando si spiccica più quell'ala di qua? Cioè, io gli ho detto tanto non lo toccare, che quella sa che si vedono i cartoni da qua. Guarda che faccia. Ma non ride. No, amore. No, vabbè, ora glielo spiego a questa. Non saranno per caso un paio di quelle strane creature celesti, Gallieri? Qualcuno di voi mi sa dire cosa sono questi oggetti azzurri? Allora, mio marito voleva metterle in cameretta perché c'è proprio la scrivania adatta. Questa qua non è adatta. Infatti, poi più in là, ragazze, piano piano. Aspetta, ga, piano. Piano piano vediamo di comprare anche una scrivania sistemata piccolina per quell'angolino in camera della. Non gliel'ho messa in cameretta perché ho detto ne fanno 3 computer, cioè da uno lo spezzano in 3 pezzi, perché io lo so, cominciano a tirare cose, la piccolina comunque ci vuole andare, eccetera eccetera. L'ho messa in camera da letto per essere più salvaguardato, ma mi sa, ragazza, che è lo stesso, ci devo stare con gli occhi addosso, perché almeno anche quando non c'è nessuno, ce l'ho, quando usciamo dalla camera da letto io non chiudo la porta a chiave, perché Giuliana veramente è convinta, è straconvinta che lo devo fare lei. Va bene, devo mangiare, ragazze, la pasta è diventata una schifezza.
E buongiorno. Mi sono svegliata dal pisolino pomeridiano, infatti ho ancora un po' la voce impastata dal sonno. Giuliana per il momento sembra esserselo scordato. Ancora sono dislessica. Devo riprendere, la lingua deve fare il rodaggio. Non mi sveglio. In questo momento sta guardando i cartoni e io colgo l'occasione per farvi vedere un pacchetto che mi è arrivato. Eccolo qua! Allora, vi lascio qui in sovraimpressione il nome dell'azienda in questione, che è quella dei gioielli. È la seconda volta che collaboro con loro e fanno, ragazze, gioielli personalizzati che sono la fine del mondo. Io ce l'ho addosso, ecco. Cioè, io posso pure non aprirlo questo, che già ce li ho addosso. Fanno gioielli personalizzati come questa qua, vedete, Emanuela, con la E comunque satinata. Questa è della prima collaborazione e questo è il braccialetto che io presi, Gabriele e Giuliana, della seconda collaborazione, sempre della prima collaborazione. Eccola, presi la collanina e il braccialetto. Questo pacchetto contiene i gioielli della mia seconda collaborazione con questo brand e questi qua li ho scelti appositamente, anzi li ha scelti lei. Aspetta amore, li ha scelti lei, una mia cara amica, quindi comunque andrò a regalarli a lei. Infatti non c'è sopra il mio nome, ma il nome di questa mia carissima amica. Adesso andiamo ad aprirli insieme e ve li faccio vedere, ragazze. Nel sito, ragazze, ne trovate di ogni. Se volete, si è preso lo scatolino, lo dobbiamo dare a Irene, amore. Come glielo diamo lo scatolino? Ragazze, ne troverete di ogni. Di gioielli personalizzati e sono tutti bellissimi e soprattutto, ragazze, non diventano neri, perché io ce l'ho addosso tipo da più di 2 mesi, da quando ho fatto la prima collaborazione. Ci faccio anche la doccia e vedete, ragazze, è intatta. Non glieli diamo, Irene, ma se sono i suoi gliel'ho presi per lei. Ecco qua, ragazze, aspettate, me la poggio io qui così ve la faccio vedere bene. Vedete, Irene, ti mandiamo un bacio. Manda un bacio a Irene, anche se sei tutta sporca di cioccolato. Bacio Irene. Ok. Li ha scelti lei. Ovviamente ho detto li prendo per te, perché io è inutile vado a prendere altre collanine e roba personalizzata per me. Ho preferito fare un gesto d'amore verso una mia amica. Allora, questa è la collanina, come vedete è tutta satinata, ragazze, è bellissima, satinata, scusate, è brillantinata, è bellissima, è la scritta in corsivo. E poi lei ha preso la collana con il suo nome e il braccialetto con il nome di suo figlio, che è questo qua. Il modello in questo momento non mi viene, tennis, sì. Il modello è questo, è la scritta con il nome di suo figlio, ragazze, guardate che bello, me lo poggio io, aspettate che lo apro, bellissimo, bellissimo veramente. Poi lei è scura e questo sbrilluccicare le starà benissimo addosso, vedete, sono veramente fatti bene, bene, bene. E soprattutto vi ripeto, ragazze, non diventano neri, quindi se dovete fare un regalo, se dovete autoregalarvi qualcosa di personalizzato, ragazze, è veramente il sito giusto. Io vi lascio il link del sito in info box, il link diretto allo shop ed eventuale codice sconto anche in info box. Ve la faccio rivedere per l'ultima volta addosso a me, vedete anche la differenza di quella dorata. La mia è dorata, la sua è brillantata, è color oro bianco. Ragazze, sono bellissime, veramente, beh, veramente. Vi lascio tutto in info box e io, ragazze, mi vado a sorseggiare un altro goccino di caffè e adesso ci facciamo 4 chiacchiere. Qui stiamo colorando, stai cantando. Colorando, colorando, colori, colori. Dietro a Giuliana c'erano gli animali, ragazze. Ormai sta diventando tipo, mi viene l'ansia, ragazze, di dove inquadro, mi viene l'ansia. Aspettate che accendo la luce del sofà qua, della zona relax. E c'è Alice senza paglia. Alice ce l'ha per terra la paglia, ragazze. Lei la tira da là, la butta a terra. In questo momento si sta mandando una bellissima carota. Comunque, è rientrata da poco. Mi ha spallinato il mondo intero.
Ma perché ha conigli? Ma so che sterilizzati spallinano meno, ma spallinano comunque. Dico, non c'è un metodo per non farli spallinare, vero? È una caratteristica. E niente, ci teniamo le palline. Allora, sta ricominciando la scuola, ragazze. Sono a buon punto. Nel senso che come compiti delle vacanze non sono a buon punto, ma perché comunque era facoltativo, abbiamo fatto metà del libro, l'altra metà, ragazze, non credo che ci arriveremo, però sono a buon punto con il materiale scolastico. Avete visto anche nel video dove ho fatto quel mini decluttering della paretina attrezzata, dell'anta della parete attrezzata. Mi mancano solamente le foderine, perché ora si viaggia con le foderine dei quaderni colorate per far distinguere meglio i bambini le materie. E poi un'altra notizia è che Giuliana è stata presa all'asilo. Evviva, ragazze! Sembra che ce l'abbiamo fatta, sembra, perché l'inserimento, ragazze, sarà duro, è sempre così. E i primi giorni sono duri per tutti i bambini, perché comunque sono comunque ancora neonati, sono dei bebè. Sono abituati a casa, sono abituati con la mamma, anche se lei comunque ha fatto quasi un anno di nido. E quindi questi primi giorni saranno duri. E speriamo che quelli a seguire non saranno peggio dei primi. Perché se vi ricordate che mi lamentavo, infatti, ma tutti i bambini piccoli sono così. Primi anni d'asilo significa fare male ogni settimana. Cioè una settimana sì, ma non fai una di asilo e una a letto con la febbre. Signora, ce ne liberi a tutte le mamme, a tutte, non solamente a me, a tutte le mamme di bambini piccoli, perché devono fare gli anticorpi. Sì, però che palle, ragazze, veramente. Cioè me lo potete confermare nei commenti. Chi ha bambini piccoli, chi c'è passata, è così, è così. Quindi che Dio ce la mandi buona. Poi, che volevo dire? Me lo sono scordata perché c'è questo ticchi ticchi nell'orecchio. È sguaiata questa bambina. È sguaiata, ma dovresti essere dolce. Giuliana, non sguaiata, Giuliana. No, vabbè. Ok, quindi chi non lo voleva sapere, che magari io ti volevo salvaguardare dei rapimenti, adesso lo sa, se l'avete sentito come si chiama. Io come mi chiamo? Manuela. Manuela io mi chiamo, perché in famiglia mi chiamano tutti Manuela, non Emanuela. Ma il mio nome è Emanuela. Che cosa devi dire? Manuela. Manuela come? Tu sei Manuela, io veramente sono mamma, ho il rispetto, non da finire il rispetto, sono tua madre, mamma, sei Manuela. Guarda questa. Io non so più cosa stavo dicendo, quindi, visto che siamo a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, alcuni hanno già iniziato, per altri comincerà fra una settimana, qui comincia giorno 13, auguro a tutti i bambini, a tutte le mamme, un grandioso, meraviglioso, sereno e gioioso inizio di anno scolastico, di nuovo anno scolastico, in salute soprattutto, ragazze, e serenità. Sembrano gli auguri di Buon Natale. Buon Natale a voi e a tutta la vostra famiglia. Ok, no, nel senso che, ragazze, veramente ci vuole un augurio del genere, perché comunque è ogni nuovo anno un percorso che comincia, è un ogni anno un ciclo che si conclude e poi un ciclo che ricomincia da capo. Io amo l'inverno, ragazze, febbre a parte. Quindi comunque appena viene l'inverno per me è meraviglioso. E niente, che Dio benedica tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, per questo nuovo anno scolastico, e anche le mamme, perché anche le mamme poi ci parte il cervello, quindi abbiamo bisogno della benedizione pure noi. Va bene, ragazzi, io vi mando un grosso bacio, questo vlog lo finisco qui. Spero che mia figlia non si ostini e non continui a chiedermi che volevo usare il mio computer. Nei prossimi video, ragazze, perché alcuni sono già editati, quindi continuerete a vedere per qualche giorno a seguire di questo video editati col telefono. Però poi lo capirete, perché comunque la qualità cambia. Comunque io ve lo dirò quando avrò editato un video finalmente col PC. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.